Ciao amici di Consultenis e bentornati a un'altra puntata, ormai sta diventando un appuntamento pressoché fisso. Oggi però non potevamo esimerci dal commentare la finale di Miami e per farlo, oltre a Federico Ferrero, con noi c'è un vecchio amico di Consultenis che è Fabio Colangelo. Ciao Fabio, Ciao ragazzi, buon grazie per pomeriggio, essere grazie molto per avermi tornato. richiamato. Con la divisa Divisa d'ordinanza. d'ordinanza al lavoro, in pausa Davvero. pranzo, quindi direi che si può fare. Perché a differenza nostra, Ebbene sì. Fabio lavora No, a sul differenza campo. nostra, Fabio lavora, punto. No, A differenza tua, dai. Un altro tipo di campo esatto. rispetto ai Quelli di cui tuoi. parliamo, dai, alla fine. Lui lavora sul campo. La mia terra è un po' più bassa. Esatto. Allora, ovviamente dobbiamo parlare della finale di Miami, che ha visto purtroppo Jannik Sinner perdere contro Daniil Medvedev. È stata un po' una delusione perché secondo me non si è giocato al meglio le sue chance per la stanchezza, ha chiesto l'intervento del fisioterapista, del medico, si sentiva piatto, Purtroppo immagino. già Come l'hai vista, Fabio? dall'inizio, adesso poi col senno di poi è facile parlare, però già dall'inizio si capiva che sarebbe stata molto molto difficile, perché si è capito subito che Sinner era ancora provato dalla semifinale e che invece Medvedev aveva recuperato molto bene dalla semifinale e da tutte le altre partite giocate nelle ultime settimane, che erano tantissime. La mia speranza era un pochino quella, che Medvedev prima o poi arrivasse ad accusare un pochino la stanchezza e che Sinner, diciamo, sulle ali dell'entusiasmo di quella grandissima semifinale, riuscisse per la prima volta a batterlo. Però anche il break che ha fatto sul due pari, non, a me personalmente, non ha dato la minima speranza. Ma vi chiedo, non siete un po' sorpresi del fatto che, è vero, la semifinale è stata molto dura per Sinner, però comunque ha avuto il giorno di riposo e quelle condizioni, insomma, per uno che aveva già fatto finale in quel torneo, evidentemente non sono così fastidiose, a meno che non ci fosse un problema fisico non evidentissimo del quale non c'è stata poi notizia. E non siete un po' stupiti del fatto che già dopo i primi punti ci fosse qualche segno di affaticamento eccessivo da parte di Sinner? Rispondere a Un Fabio. po' mi ha sorpreso, un po' però non mi ha stupito così tanto, perché può capitare. E onestà, anche col giorno di riposo, anche con le condizioni che conosci, che ti piacciono, purtroppo il tuo fisico ogni tanto risponde in un modo che non ti aspetti. Per quanto tu possa essere allenato, preparato, si sarà, dopo la semifinale avrà fatto tutto il necessario per recuperare, dai massaggi agli integratori a quant'altro, però a me personalmente, nel mio piccolo livello, piccolissimo rispetto alla partita che abbiamo visto ieri sera in televisione, ogni tanto è capitato da un giorno all'altro di trovarmi così fiacco, fiacco come si vedeva ieri sera, proprio anche quando provava a caricarsi col suo angolo, si dà proprio una stanchezza anche nel fare quello. Quindi io l'ho capito, nel senso è un qualcosa di abbastanza inspiegabile, a meno che non ci sia, come dici tu, magari anche un problema fisico di cui non si è parlato. Però sembrava proprio fiacco, stanco, provato, non riusciva a mettere la stessa energia sulla palla. È vero che con Medvedev gli scambi lunghi, lunghi, lui li accusa, però l'ho visto accusare molto più che in passato. Vede? Sì, sono d'accordo e più che altro io mi domando sempre quando si parla di partite 2 su 3 è che noi parametriamo il nostro pensiero alla lunghezza del torneo isolandoci dal resto, no? Perché comunque sia, cioè, ha giocato 3 set molto duri per carità, però sempre 3 set col giorno di riposo in mezzo. E allora quando giocano gli slam che facciamo? Cioè giocano 3 su 5, hanno sempre un giorno di riposo in mezzo perché comunque i mille di Indian Wells e Miami hanno questa particolarità di concedere spesso il giorno di riposo. Quindi boh, mi è sembrato strano, probabilmente è una fatica complessiva che si è accumulata già sin da Sì, Indian Wells, mi viene da è dire. possibile. Invece volevo chiedere a Fabio, io volevo chiedere a Fabio invece. Noi abbiamo detto in queste ultime puntate, in questi ultimi mesi anche, che
che Sinner ha un problema con Medvedev, è abbastanza evidente. Tu, che sei sicuramente più tecnico di noi, qual è il problema principale che Sinner incontra Allora, quando affronti il i russo? problemi principali sono due, a mio avviso. Il primo, ma non in ordine di importanza, il primo che mi viene in mente è che la diagonale preferita di Sinner è una diagonale sulla quale con Medvedev non riesce a sfondare, ovvero quella sinistra. Se pensiamo, è chiaro, il valore assoluto magari è diverso, con Djokovic fa altrettanta fatica, con Nadal che mancino fa altrettanta fatica, stiamo parlando, è vero, di due dei, però è quella la diagonale preferita è quella. E il fatto che comunque probabilmente quando gioca contro Medvedev ha la sensazione di non riuscire a sfondarlo. Cioè uno come Alcaraz lui lo sfonda, l'abbiamo visto sfondare Zverev, l'abbiamo visto sfondare a tratti praticamente tutti. Con Medvedev lui secondo me non ha questa sensazione. Anche ieri in alcuni momenti in cui spingeva tutta, la palla gli tornava sempre. E questo è quando sei dall'altra parte della rete deprimente, cioè proprio deprimente. Anche quello te lo dico per esperienza personale a un livello diverso, e questo poi incide sulla testa, ti porta a fare delle scelte magari sbagliate, troppa fretta, a cercare ancora di più le righe. Non so se avete notato ieri all'inizio ha sbagliato alcune palle corte che nel corso del torneo non aveva mai sbagliato, perché la voleva fare ancora più corta, metterlo ancora più in difficoltà o perché arrivava dopo uno scambio che lo aveva provato ancora di più rispetto agli altri e quindi l'ha portato a giocare la palla corta con meno lucidità. Sì, a me è quello che così, è un po' preoccupato dall'inizio della partita, non so se siete d'accordo, è vedere subito che il match si stava mettendo nei termini di Medvedev. Quindi pronti via, scambio da 30 colpi, poi game da 16 punti. Sì, ok, è andato avanti un break, ma è andato avanti un break perché quell'altro ha vinto due game a zero, è andato 30-0, poi ha fatto due doppi falli, cioè si è un po' autobreccato. Tanto aveva risposto bene contro Alcaraz, Sinner, e tanto risponde bene di suo, quanto ieri invece l'ho visto un po' più in difficoltà, perché Medvedev è un servizio anche difficile da leggere e poi la prima viaggia proprio forte. Però, cavolo, proprio non la trovava la sua risposta. A me è un po' deluso il fatto che, a prescindere dal contesto, che secondo me è necessario sottolineare, quindi avversario difficile, è una finale comunque di un mille, probabilmente lui stesso, come quelli che hanno fatto le quote, aveva la sensazione di poterla vincere la partita nonostante le 5 sconfitte su 5. Quindi probabilmente anche questo può aver inciso di essersi reso conto. Sai, 2 anni fa con Hurkacz, è vero, Hurkacz non è Nadal, però era la prima gran partita, ci può stare di non riuscire a giocarla bene. Qui c'era la possibilità, e in tanti lo pensavano, che lui finalmente piazzasse la zampata in un grande torneo. Quindi può anche questo può aver inciso. In generale, comunque, al di là appunto delle condizioni, sai, capita a tutti noi, come giustamente diceva Fabio, banalmente anche nelle nostre attività sportive, anche amatoriali, cioè, vai 3 giorni alla settimana in palestra, cioè il lunedì non riesci a tirare su i pesi che il mercoledì invece vanno quasi da soli. È perché, boh, hai dormito le stesse ore, mangiato le stesse cose, e semplicemente magari quel giorno hai la testa che non è concentrata, o semplicemente il tuo fisico risponde meno. Però ecco, a me è un po' deluso il fatto che prima della partita avevo detto mi piacerebbe tanto che Sinner provasse a fare un po' il match di cui Fabio e io abbiamo discusso parecchio in Australia a corda contro Medvedev. Ed è vero che per fare la partita che Korda ha giocato in Australia devi avere una varietà di gioco, una mano non comuni, però quantomeno i tentativi. Invece a me è sembrato che lui accettasse abbastanza passivamente il fatto di mettersi a fare muro contro muro, che è una tattica perdente. Non so, voi come la vedete? Vai tu, Fede, adesso. Sì, a me sembra che effettivamente per sfondarlo serve un tipo di giocatore, che è il giocatore come Alcaraz, come Federer. Secondo me Federer, ad esempio, si sarebbe incastrato perfettamente contro Medvedev, così come in piccolo è stato Korda, che comunque l'ha battuto. Comunque un giocatore che non soltanto cerca di sfondarlo, ma che soprattutto va a rete per chiudere.
Tant'è che, ad esempio, pur perdendo più delle volte in cui ha vinto, anche Djokovic va in difficoltà con Medvedev, è andato in difficoltà. Quindi, per caratteristiche proprio, è quello il problema. E Sinner resta un giocatore, a mio avviso, inferiore al momento a Medvedev, e questo si è visto tutto. La soluzione è andare a rete a chiudere il punto, solo che se Sono non andato a c'è vedermi un dentro. attimo i precedenti, effettivamente ricordavo bene l'ultima sfida, Federer-Medvedev si era proprio giocata a Miami nel 2019, Federer 2-7-0, Federer ha perso un set in tre incontri contro Medvedev. Sì, è un po' ingeneroso perché immagino si parla di un periodo in cui No, però c'è Medvedev di Mille adesso. di Shanghai 2018, l'unico set vinto da Medvedev, poi Basilea semifinale 2018, siamo 6-4, e poi 4 anni fa, ormai, negli ottavi di Miami, Federer 6-4-6-2. Però sono sicuro che l'avrebbe fatto impazzire già, me lo immagino, back sul dritto Pedalare. e a rete più punti. Sì, è così, è così. È un giocatore che ad alcuni giocatori dà un fastidio impressionante. Hai detto bene di Djokovic, che anche Djokovic fa veramente tanta fatica contro Medvedev. E poi, ripeto, ti prende in testa, uno che gioca in quel modo, ti prende in testa. Perché lo vedi magari così lontano dal campo, dici, ma come faccio a non fare punto a questo? Poi a rete ci devi, d'accordo ci devi andare, ma ci devi andare bene. E non basta fare la scampagnata. Perché ogni tanto tira dei passanti in braccio allo spettatore che sono inimmaginabili. Riesce comunque a metterti quando può la palla bassa, anche la risposta, rispondi da lontanissimo. Ma io ne parlo spesso anche qui con Gipo Arbino, allenatore di Sonego. Lui dice: sì, rispondi come Medvedev se riesci, che sta al bar, ma tira fortissimo, molto vicino al nastro, ma sempre lungo, sempre lungo. Quella è una qualità eccezionale. Non la puoi insegnare, non la puoi imitare, non devi imitarla. Perché è una sua qualità, rispondere da così lontano come fa lui è sbagliato da un punto di vista teorico generale, perché da là dietro fai come Nadal o come faceva Tim, tiri il caricone molto profondo e ti avvicini. Lui invece tira dritto per dritto, che è Bravo, esattamente. difficilissimo, e dall'altra parte ti innervosisci perché ogni volta dice: ma è un caso, è un caso, è un caso. No, non è un caso, lo sanno che non è un caso, però ti fa girare lo stesso le scatole perché è un qualcosa di difficilissimo contro, diciamo, le norme del tennis, quello che si dice il percentuale, ecco. Fabio, ieri io ho visto la partita insieme ad alcuni miei Al amici, bar, a questo punto, che non perché sono per definizione. assolutamente, facciamo una sorta di Bello, bar sport, bellissimo. ma casalingo. Lo facciamo solitamente col calcio, però ieri, vista l'importanza della partita e visto che c'era un italiano in finale, mi hanno concesso lo schermo e quindi hanno visto anche loro. E loro, da profani, vedevano Medvedev e dicevano: mazza, gioca malissimo, sembra scarso, che è un'obiezione che a un occhio non attento viene da fare. Cioè, io non ho potuto dirgli nulla in contrario. Come lo spieghi a un non esperto, un non espertissimo, che questo qua è così forte, pur giocando un tennis, No, non no, dillo diciamo brutto, pure. ma Cioè, comunque molto personale? allora, che da vedere sia brutto non è un segreto, ma lo dice lui per primo. Lui è molto ironico, lui ogni tanto sui social mette delle sue foto quando viene fuori stortissimo e si autoprende in giro, quindi lui sa benissimo di non essere bello da vedere. Quello che posso... Bravo. Autopercuramento si chiama. Quello che ti posso dire io è che lui a suo modo colpisce sempre in equilibrio, ha un grandissimo equilibrio, ha un grandissimo senso dell'equilibrio. E se tu vai a spulciare i colpi dei grandissimi giocatori per alcuni aspetti, ci sono dei punti che si dicono, no, non chiamarli punti chiave, però insomma, ci sono delle cose che fanno tutti. Poi ognuno col suo personalismo. Ma determinate cose le fanno tutti. Poi Medvedev c'ha sto finale che sembra che si gratti la schiena. Magari Nadal fa il finale dietro l'orecchio, ma se lo guardi al rallentatore vedi che il suo braccio attraversa la palla nella maniera corretta. Il finale è giusto, e poi ha questo personalismo di tirare sulla racchetta piuttosto che la preparazione fatta in un certo modo, con le mani in un certo modo, con la testa della racchetta che va in un certo modo, che quando nel momento in cui sta per colpire cade,
in un certo modo e quelle cose le fanno tutti. Tutti. È impossibile trovare qualcuno che giochi bene che quelle cose non le fa. Okay, torniamo a Sinner e diciamo che comunque queste 2 settimane hanno riportato Sinner in top 10, è tornato tra i primi 10, ancora non so se è 9 o 10 Poi addirittura. diventerà 8 perché E, scalerà riportato. i punti di rune, no? Esatto. E toccherà i best ranking, Sì, no, quindi loro esatto. Io sono non... dati, La secondo gran passione me, non la capisco, un poco sinceramente, significato visto. per la contabilità, se non del mio commercialista. No, a me piacciono i numeri, No, a me però anche, però se tu di 2 punti passi davanti a Rune e fai best ranking, sei più forte della settimana precedente. Cioè, cosa fai? Ti alzi al mattino che cosa? Ti metti a assolutamente fare no. capriole, esci se non dovevi uscire, ti compri l'automobile, cosa fai? No, più che altro, soprattutto, non può un numero 8 essere neanche un No, ma io traguardo non per parlo di Sinner Sinner, in generale, soltanto una. cioè... Ma è un mio problema, lo so, è un mio problema con i numeri. Però per alcune carriere l'aver Ma toccato un tutto numero viene è misurato per un forza, risultato. adesso... Cioè, tipo, Berrettini è Ma stato certo. 6 e quindi quello è come D'accordo, una però medaglia. se Berrettini è stato 6 e Sinner dovesse concludere la tua carriera, che non succederà ovviamente, 7... Quindi Berrettini è stato più forte? No, è un parametro che conta meno di altri, secondo me, però ha la sua importanza. Comunque, tutto questo era per dire, secondo me lui riesce a mettersi alle spalle quasi tutti. Cioè, secondo me si sta assestando verso la, non parlo di posizione, ma verso quarta, quinta forza. Gli riconosco davanti soltanto Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Siete d'accordo? Mentre con gli altri, con tutti i vari Rubljov, Aliassim, Rune, se Sì, la pass. gioca No, Zverev, se con la Tsitsipas non ci gioca vinceva mai, a parte Rotterdam. Sì. Ok. Possiamo inserirlo, sì, sono d'accordo. Tutto quarta, quinta. Però secondo me è quella la sua dimensione attuale, siete Fabio. d'accordo? Sì, sono d'accordo. Certo, l'ho dimostrato in queste settimane, quindi io poi penso che possa anche vincere pian piano, grazie, ha vinto diverse volte, poi possa arrivare a vincere anche con Djokovic e Medvedev pian piano, come credo che secondo me inizierà a vincere anche con Tsitsipas, perché con Tsitsipas alla fine, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, ha vinto la partita diciamo meno importante, il secondo turno di Rotterdam, con Tsitsipas che rientrava dall'Australia e quant'altro, ha un valore minore rispetto alle due sconfitte che aveva patito proprio in Australia con Tsitsipas, quindi però è un altro avversario che per caratteristiche di gioco gli dà fastidio e credo che gli continuerà a dar fastidio, perché nonostante su quella famosa diagonale sinistra lui sia nettamente superiore, quell'altro è talmente rapido a giocare il diritto su quella diagonale che poi è lui che ti fa trottare. Detto questo, sono d'accordo con te. Adesso che sta bene fisicamente, sì. Volevo introdurre questa cosa. Avete sentito nella premiazione che Sinner, un po' a mo' di vendetta, ha detto a Medvedev: vabbè, adesso comincia la terra battuta, come dire, ciao, arrivederci, ci rivediamo poi sul cemento quest'estate, perché poi anche sull'erba Medvedev fa fatica. Però, domanda, cioè, in fin dei conti Medvedev è uno che ha fatto i quarti a Roland Garros, ha giocato una finale in un torneo su terra a Barcellona, nel 2019, quarti di finale con Roland Garros nel 2021, va bene, ha un gioco troppo piatto per la terra, se vogliamo, ma anche la Sharapova ha un gioco troppo piatto per la terra, non sapeva scivolare, poi invece si era specializzata nel vincere Roland Garros. Secondo voi è una questione anche di pigrizia mentale per Medvedev o veramente adesso sparisce e lo rivedremo poi ad agosto?
Vado Vai sempre sempre tu, io. Fabio. Allora, no, beh, pigrizia mentale un po' sì, perché lo ha detto lui stesso, che faceva fatica proprio ad accettare la terra battuta. Poi col suo allenatore, ovviamente, che è bravissimo, hanno lavorato e hanno iniziato a cercare di capirla, mettiamola così. Sono arrivati anche i risultati che hai giustamente citato tu, che sono risultati che per uno che vince uno slam sembrano quisquiglie, ma di gente che firmerebbe col sangue per una finale a Barcellona, un quarto a Parigi, ce n'è in quantità industriale. Come caratteristiche proprio sue, anche il discorso che hai fatto tu della scivolata, sicuramente sarà la superficie dove farà più fatica, però non mi stupirebbe vederlo andare avanti a tornei tipo Madrid o Parigi, dove le condizioni sono rapide e il gioco molto piatto rende un pochino di più rispetto magari a un torneo come Monte Carlo, per intenderci. Sono d'accordo. Chiede se è allergico Mi alle piace questa opinione sulla pari terra. Questo purtroppo è un periodo Non lo so, ti tremendo posso per capire. me. Vai di No. antistaminico. Lo so, lo prendo. Come vedi il mare, poi lo vedrò a Monte Carlo, speriamo. Mi quieta. Di Medvedev, volevo dirvi, solo aggiungere una piccola statistica che magari non ha significato, che avevo già notato quando ha vinto Rotterdam. Lui ha Sì. vinto 19 tornei ATP in 19 città diverse. Cioè lui non ha mai vinto lo stesso torneo. E secondo me, quantomeno singolare, visto comunque quanti tornei ha vinto, perché ci avviciniamo ai 20, quindi È come Dario sono Castaldo, veramente il nostro amico tanti. che vive, collega che vive in Australia. Lui vuole visitare tutti i posti del mondo. Secondo me il Medvedev lo fa apposta. Volevo dirvi, vi piace la stagione su terra? L'ospite risponde sempre per primo. Va bene, sì, certo, mi piace assolutamente. Si vede comunque un tennis leggermente differente. Ormai abbiamo detto miliardi di volte le superfici sempre più uguali, condizioni di gioco sempre più uguali, però su terra si vede un qualcosa di diverso ogni tanto. Poi noi da italiani comunque, bene o male, tutti nati e cresciuti sulla terra. Affascina il fatto che ci sia Roma, che comunque è il nostro torneo principale e quant'altro. Sì, certo, a me piace assolutamente. Per me è proprio una sensazione di rinascita e me la ricordo anche quando a Monte Carlo non ci andavo ancora da ragazzino, perché comunque cominciare a vedere il sole. Poi ecco, proprio da quando ho cominciato a frequentare il torneo nei primi anni 90, la sensazione era proprio del mondo che ripartiva, no? Poi Monte Carlo è un torneo strepitoso. Guardavo i primi giorni su Eurosport quando era free su Astra con il commento in tedesco. Credo già lo facesse Matthias Stack, che molti di voi non sanno chi è, ma se lo cercate su YouTube, è quel tizio alto, segaligno, pelato, che fece un pallonetto Twinner a Federer sul centrale di Halle. Lui è un commentatore tedesco di Eurosport dalla notte dei tempi, te lo ricordi, Fede? E quindi dicono: ma chi è questo qua? Ma chi è? Chi Certo, è? certo. Questo è Matthias Stack, insomma, Jacopo lo Monaco tedesco. E, che tra l'altro, secondo me, beh, Jacopo Twinner non lo so, però sicuramente qualche palleggio con Roger lo potrebbe fare, visto che è stato un semiprofessionista. E quindi vedere gli spalti illuminati dal sole, era veramente una sensazione. Non vedevo l'ora. Poi mi compravo questo biglietto che ci riservava il tennis club di Alba. Per il mercoledì. Il problema era che le partite che poi mi interessavano veramente cominciavano dal pomeriggio in poi, compresi i doppi. Io andavo a vedere, che ne so, Paes, Bupati, questa gente qua, no? I doppisti sudafricani. E alle 5-6 del pomeriggio il pullman doveva, anzi, voleva l'autista ripartire per tornare ad Alba. Io ero disperato. Infatti, poi ero riuscito a trovare una soluzione corrompendo un mio compagno di classe che era appassionato di tennis. Quasi come me, che oggi fa il magistrato, è un giudice civile, avevo scoperto che una sua zia aveva un appartamento a Nizza e praticamente l'avevo, cioè, l'avevo sfiancata. A un certo punto ho detto: va bene, mi faccio da ste chiavi. Tra l'altro, appartamento credo chiuso da 12 anni, no? Quindi il primo giorno che c'entrammo ci accolse i ragni, i topi, le mosche. Ma a me non ne fregava niente, perché al mattino potevamo decidere se andare o meno, perché una delle fregature di Monte Carlo è che in quel periodo dell'anno
compresa già questa settimana, Fede, quindi portati due guardaroba. Monte Carlo può essere estate, autunno, primavera, a seconda di come gli gira. E quindi, però, poter scegliere al mattino era veramente una gran bella cosa. E quindi sì, poi anche Roma. Adesso sono tanti anni che non ci vado, perché secondo me non c'è paragone tra l'accoglienza che dà il Monte Carlo e quella che dà il torneo di Roma. Poi per me è anche più comodo perché è più vicino a casa, quindi mi sto anche impigrendo. Però ricordo benissimo la sensazione di un match che avevo visto una delle prime volte in cui era andato come inviato al torneo di Roma sul campo delle statue, che allora si chiamava il campo della pallacorda. C'erano Kafennikov e De Lainaui che giocavano benissimo. Quasi nessuno a vedere la partita, non so perché. Ora dell'aperitivo, io spaparanzato sui gradoni con una, non mi ricordo se si bevendo, una bibita, un cocktail, non mi ricordo. E proprio in quel momento pensai, ma chi è che sta meglio di me? In questo momento. quindi sì, dopo tanti mesi di giacconi invernali, di riprese video nei palazzetti, di telecronache, quelle poche che si fanno ancora con orari notturni chiusi nelle cabine, tornare a vedere il tennis dal vivo è bellissimo. Quelle poche che si fanno ancora riferito a me, ovviamente, perché Fabio invece è anche spalla tecnica per Sky, quindi anzi direi che ormai hai due attività che viaggiano contemporanee e parallele. Questa sensazione che tu hai di rinascita io ce l'ho uguale, però ce l'ho con tutte le varie porzioni dell'anno, cioè quando si va sulla terra ho questa sensazione qua, poi l'avrò sull'erba, è uguale quando inizia la stagione americana e quando inizia in Australia, cioè l'inizio mi piace tantissimo per la novità, perché comunque ci si abitua anche a dei colori, no? Cioè c'è il sole australiano che è diverso dagli altri soli, è molto più con colori molto più accesi, poi c'è il colore dell'indoor e poi quando si arriva al colore della terra è sempre bello, così come quando si va sull'erba c'è quel verde che ti dà. Ma anche voi, scusate, mi è partita la vena poetica, piace, io mi offrivo sempre volontario per bagnare i campi le prime settimane quando lo riaprivano, perché il profumo dell'acqua Che si riversa sulla terra battuta era proprio una goduria. Il problema è che stavo 20 minuti con sta pompa, diventavano dei pantani tipo Maceió 92, Coppa Davis, diventavano delle paludi, ma è bellissimo bagnare i campi in primavera, no? Bellissimo. Bagnare i campi è bellissimo. Puoi vedere il campo in terra battuta fatto bene, non so, da quella sensazione, perché sai che ci devi lavorare, il campo in cemento è quello, è così, il campo in terra battuta ti dà la soddisfazione quando è bello fatto, bello pronto, pulito, con le righe pulite, bello, bello. Bravo, bravo. Sì, che ti spiace, esatto. Quasi giocarci dopo. A me piace tantissimo anche passare quello, lo scopino sulle righe. Fantastico. E quando vedi in TV che hanno quello là meccanico che come fosse una. No, però quello è molto, capito, preciso, però molto bello. Mi dà molto, riscaldi il polso con lo scopino, questo è un trucco. Soprattutto se rovescia due mani, questo movimento qua riscalda i polsi. Va bene. E chiudiamo con qualche pronostico, dai. Sì. Per forza. È assolutamente fuori luogo farne in questo momento, però noi ce ne sbattiamo e li facciamo lo stesso. Allora, chiediamo a Fabio, chi vince? Monte Carlo. A Luca. Sì, proprio a lei. Madrid no, però è che gli hai tolto Madrid. Non ti ho chiesto Madrid. Grazie. Però allora cavolo, no, vabbè, ma segno, asterisco, non siamo sicurissimi di chi giocherà o meno. Certo, allora parto dal fondo. Parigi lo vince Djokovic. Roma Nadal, Monte Carlo, secondo me ci può anche essere il sorpresone o no, ti direi Tsitsipas. Sì. Allora, Monte Carlo lo vince Alcaraz. Roma.
Dai, Roma lo vince Sinner, Parigi Djokovic. Ok, vado io. Djokovic vince Monte Carlo e Roma e perde a Parigi in finale Ci con hai fatto pure la Alcaraz. Hai già finale. fatto anche il tabellone, Ah, direi. grande. Però se siamo dalla stessa metà, no, no. Mi tiri indietro. Grazie Grazie mille Fabio, e sarei a voi. senz'altro Molto nostro volentieri. ospite Ma ancora. adesso Nel vediamo, non so. frattempo vi seguo sempre. Sì, noi annunciamo, domani andrò online finalmente la puntata con Ivan Ljubicic, che è stata rinviata in quanto era più impellente parlare di Miami e della finale di Sinner, però andrà online domani. Ciao ragazzi, grazie. Grazie a Ciao. tutti.